Dai su, diciamocelo, a tutti nella propria vita scolastica sarà capitato di leggere un bigliettino o copiare da un compagno di classe. Ma per farlo nel migliore dei modi, ecco a voi i 13 modi infallibili per copiare ad una verifica. Numero 1. I bigliettini nella scarpa. Un classico, dirai, ma sei veramente a conoscenza della tecnica completa? Richiede una preparazione e una costanza assoluta. Quindi ascoltami bene. Per una settimana fai la peggio attività fisica, non cambiarti mai i calzini. Mangiaci sopra le sardine. Se necessario, dovranno puzzare come una fossa biologica. Il giorno della verifica non basterà far altro che levarti le scarpe per sprigionare il fetente miasma. Approfitta così della perdita dei sensi dell'intera aula per copiare da chi preferisci. Attenzione, togliti le scarpe 10-15 minuti prima della fine dell'ora in modo tale da essere sicuro che il secchione abbia finito il compito e soprattutto, e dico soprattutto, mettiti una maschera antigas se non vorrai essere succube del tuo stesso fetore. Numero 2. Occhiali con occhi finti. Non basterà far altro che indossarli per far credere al professore che si sta guardando il proprio foglio mentre in realtà starai guardando niente poco di meno che quello del compagno a fianco. Numero 3. La trasmutazione dei corpi. È un pericoloso processo alchemico che ti consentirà di entrare nel corpo del compagno secchione, prendere il suo posto e tramite i suoi occhi leggere quello che ha scritto. Controindicazioni. Se non padroneggi perfettamente la tecnica, potrebbe esserci il rischio di entrare nel corpo del professore stesso o di una farfalla che vola nel giardino accanto. Non chiedetemi perché, ma è successo. Numero 4. La spia. Come se fossi un infiltrato nella tua stessa classe, ti siederai al tuo posto senza destare sospetti. Gli altri non sanno che in realtà sotto alla vostra maglietta avrai il filo dell'auricolare nascosto nel tuo orecchio destro che porta in collegamento diretto con il vostro amico all'interno di un furgone nero all'esterno dell'istituto. Un furgone che certamente non desterà sospetti a nessuno. Numero 5. Il simulatore. Con una sostanziosa ricompensa dovrai convincere il tuo compagno a simulare un malore, magari un attacco di cuore, e nella confusione generale approfittarne per copiare il più possibile. Naturalmente più alto sarà il voto che vorrai prendere e più grande sarà la mazzetta da dare al tuo amico. Attenzione! Promettere di ricambiare il favore simulando un altro attacco di cuore potrebbe risultare sospetto, cioè due nello stesso giorno. Sinceramente, questo potrebbe accadere solo durante gli esami di maturità. Numero 6. La protesi. Sicuramente conoscerai già la tecnica del braccio finto sul banco mentre quello vero è sotto al maglione che spulcia i bigliettini. Ma pochi prescelti conoscono la versione completa. Allora, pronti? Mettete il braccio finto sul banco. Fatto? Ecco, ora con quello vero sotto credi di prendere i bigliettini, forse? No! Lo userai per toglierti l'occhio finto, all'interno del quale ci sarà un bigliettino con le istruzioni per mostrarvi il capezzolo finto di legno, dietro il quale... Cosa? È finita l'ora. Ok. Va ancora ottimizzata. Numero 7. L'ipnotizzatore. Invita il secchione a casa tua per una serata nerd di D&D. Ovviamente era una trappola. Perché solo i nerd sfigati giocano a D&D. Quindi legalo ad una sedia e mettigli un talismano al collo. Sarà un amplificatore di ipnosi. Procedi con cautela e se tutto va per il meglio, il giorno dopo ti fornirà tutte le risposte senza neanche chiedergliele. Ma è giusto che tu sappia che il secchione, notoriamente conosciuto come l'infame, pur di non darti le sue risposte, potrebbe ricevere un improvviso più 90 di bonus su destrezza, slegandosi e scappando via. Numero 8. Le super lenti. Sono delle speciali lenti a contatto telescopiche per vedere compiti su banchi lontani nel dettaglio. C'è un piccolo problema, sono così spesse che sbattere le palpebre potrebbe risultarti fatale e in quanto telescopiche non potrai più guardare il tuo compito perché è troppo vicino. Ma vabbè, dettagli. Numero 9. I cloni. Usa tuo fratello gemello che va meglio di te a scuola per sostituirti e fargli fare la verifica al posto tuo. In caso di mancata gemellanza, non preoccupatevi, non vi basterà far altro che autoclonarvi. Io l'ho fatto, ed è proprio così che ho creato Caparezza e Giovanni Allevi per fare tutti i miei compiti. Numero 10. L'aviatore. Sfruttare l'amico aviatore per farsi scrivere le risposte in cielo con un gigantesco striscione. Attenzione, è una tecnica usata in molti contesti. Occhio a non confondervi scrivendo nel compito "Ti amo Carmela!". E così siamo arrivati alle ultime tre. Se siete ancora qui, beh allora valutate se iscrivervi al canale e di mettere un bel mi piace. Numero 11. La gomma. Chiedere tatticamente la gomma al compagno inserendoci il bigliettino. Naturalmente sarebbe troppo scontato e sgamabile usare una gomma normale, quindi dovrete farlo con una gomma da masticare. Ovviamente usata, quindi dovrai spulciare in mezzo alla sua bava, ma ne varrà la pena. Forse, anzi, probabilmente no. Numero 12. La colomba.
Questa è una tecnica assai complessa, quindi stammi bene a sentire. Nella mattinata prima di andare a scuola, tieni d'occhio tutte le colombe che volano nella zona della tua classe. Dai loro da mangiare del cibo all'interno del quale ci saranno i bigliettini e un potente lassativo. Durante la verifica non basterà far altro che aspettare la loro pioggia di deiezioni sulle finestre e leggere accuratamente le risposte nei bigliettini nascosti tra una spruzzata di guano e l'altra. Avviso! Non sederti vicino alle finestre aperte, per carità! Potresti ritrovarti completamente sommerso dalle loro funzioni primarie. E così arriviamo all'ultima, la numero 13, ma prima di dirvela fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il metodo più assurdo che avete usato per copiare ad una verifica. Quindi, numero 13, la tavola Ouija. Beh, che dire, se nessuno dei metodi sopra elencati ha funzionato, utilizza questo metodo per scendere a patti con i fantasmi e metterti in contatto con gli studenti del passato, che però spesso non sapranno aiutarti, perché a loro volta, non avendo studiato, avranno utilizzato sicuramente una di queste 13 famose tecniche. Così rimpiangerai di non aver semplicemente deciso di studiare, prenderai comunque un brutto voto e, come se non bastasse, avrai venduto l'anima al maligno per l'eternità! Non si scherza con il soprannaturale. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso condividetelo con i vostri amici, quelli con cui copiate le verifiche. Ok, bye!